Qui è Claudio Simeoni che vi parla da Radio Gamma 5, la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. La trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo oggi è iniziata con qualche minuto di ritardo. Un attimo solo che abbiamo dei piccoli problemi in questo momento. La trasmissione è cominciata qualche minuto in ritardo per delle condizioni tecniche in cui ci siamo trovati. Dovevo cominciare un po' prima e invece comincio abbastanza in ritardo. Niente, la trasmissione va in onda regolarmente, anche oggi è il 1º maggio e come giorno del 1º maggio continuiamo il nostro discorso che avevamo già iniziato nella giovedì, la settimana precedente. Scusate se mi sentite un po' emozionato, ma ho dovuto correre abbastanza per riuscire a cominciare la trasmissione. Spero che non mi abbiano beccato per strada con il contatore di velocità. Tanto ringrazio i radioascoltatori che sono in ascolto, nonostante oggi sia un giorno festivo. E continuando il discorso dell'altra volta, continueremo a parlare del bastone dello stregone, come è fatto e come è articolato. Non prendo le telefonate per la prima mezz'ora, sapete bene che sono costretto purtroppo a non prendere le telefonate perché altrimenti non riesco a fare l'esposizione iniziale. Pertanto, i radioascoltatori che volessero telefonare abbiano un po' di pazienza e risponderemo più tardi alle telefonate. Io sono Claudio Simeoni di Marghera che vi parla di magia, stregoneria e paganesimo. Bene, già l'altra volta avevo accennato a Lao Tse, la regola celeste. La regola celeste altro non è che un discorso politeista in pratica, è una via alla conoscenza. Bene, sempre dalla regola celeste di Lao Tse, il ritorno al principio. Chi raggiunge il massimo del vuoto osserva la fermezza della pace. Tutte le cose hanno in comune la nascita ed io contemplo il loro ritornare. Tutte le cose hanno uno sviluppo florido, ma ognuna di esse ritorna alla radice. Tornare alla propria radice significa riposare. Riposare significa fondare un nuovo divenire. Un nuovo divenire significa fondare l'eternità. Conoscere l'eternità significa essere illuminati. Non conoscere l'eternità è sventura cieca. Chi conosce l'eternità si sa comportare. Chi si sa comportare è giusto con tutti. Chi è giusto con tutti è un sovrano. Chi è un sovrano è simile al cielo. Chi è simile al cielo è simile al Tao. Chi è simile al Tao dura eternamente e per tutta l'esistenza è fuori dai rischi. Bene, la regola celeste del taoismo sono molto simili al percorso pagano che stiamo facendo, anche se non sono esattamente la stessa cosa. In realtà, Lao Tse scrive il suo libro delle 5.000 parole per servire un piccolo padrone locale. E pur dicendo delle cose interessanti, aiuta anche il piccolo padrone a esercitare meglio il suo ruolo di piccolo padrone. Per cui noi prendiamo tutto quello che ci serve dal mondo che ci circonda e rigettiamo quello che non ci interessa o quello che ci è nocivo. Bene, mi è stato chiesto di precisare i concetti che formano il bastone dello stregone. Questi concetti sono importanti in quanto solo attraverso quel bastone è possibile trasformare l'essere umano per camminare lungo il sentiero dell'eternità. Il dialogo interno, e più in generale il parlare, l'elencare, il numerare, eccetera, altro non fanno che fissare il nostro punto di vista sul mondo e finisce per farci credere che il mondo della forma è un assoluto. Il parlare ci costringe a descrivere quanto i nostri occhi vedono e le nostre orecchie odono. Ma mentre noi parliamo per descrivere quanto vediamo e quanto udiamo, molte immagini e molti fenomeni ci sfuggono. E molti suoni ci sfuggono, in quanto non rientrano nella nostra descrizione.
La percezione degli occhi e delle orecchie è più veloce della parola e della formazione della descrizione. Se noi non fermiamo il dialogo interno, la nostra descrizione di quanto percepiamo si trasforma in ossessione. In altre parole, siamo talmente presi dalla necessità di descrivere che finiamo per costringere i nostri sensi a diventare ciechi e sordi ai fenomeni, perché altrimenti la nostra ragione, formata attraverso la nostra descrizione, non riesce a descrivere tutti i fenomeni percepiti. In altre parole, il dialogo interno e l'uso delle parole da strumenti dell'individuo attraverso i quali affrontare il mondo diventano padroni dell'individuo e lo costringono ad ignorare un numero sempre maggiore di aspetti percepiti, perché altrimenti non riesce a farli rientrare nella descrizione. L'insieme del mondo che riusciamo a descrivere mediante le parole si chiama ragione. Quanto non riusciamo a descrivere mediante parole si chiama percezione. Bloccando per qualche istante il dialogo interno, noi permettiamo ai nostri sensi di tuffarsi nella percezione e considerare nuovi fenomeni che nella ragione non sono inseriti o considerati. A volte, quanto incontriamo nella percezione viene inserito nella ragione e descritto. Questo si chiama dilatare la propria ragione, la propria descrizione. L'importante non è disprezzare la descrizione, ma bloccarla in momenti specifici della giornata per permettere ai sensi di uscire dall'ambito della descrizione. Ogni individuo sceglie i propri momenti e i propri modi. Io, per esempio, associo il blocco del dialogo interno al fare, cioè alle mansioni principali cui attengo durante il giorno. Io riparo macchine e mentre riparo macchine cerco di bloccare il mio flusso di parole e diventare tutt'uno con quello che sto facendo. Ed essenzialmente a quelle che costruiscono le mie relazioni con la materia e prima di dormire, per facilitare il sognare. Prima di dormire dico, blocco il dialogo interno per quanto mi è possibile o comunque lo rallento il più possibile per favorire il sognare. Ogni persona deve scegliere in quale momento farlo. Alcuni pagani o apprendisti stregoni hanno dei riti, delle specie di piccole cerimonie personali all'interno dei quali sospendono il dialogo interno, cioè anche la litania, no? La recitazione di una litania serve a fermare il dialogo interno. Esistono pratiche di cui parleremo in un secondo momento, come la meditazione o la contemplazione, che favoriscono la sospensione del dialogo interno. A questo proposito, un amico che mi ha scritto questa settimana, che lui ha delle pratiche yoga, ecco, le pratiche yoga che lui pratica servono moltissimo per fermare il dialogo interno. Dal momento che lui discrimina fra la pratica yoga e la filosofia che la sopporta, lui praticamente si sottrae alla filosofia, cioè impedisce a quella filosofia di fagocitarlo, di metterlo in ginocchio, e nello stesso tempo si serve della pratica per compattare se stesso. Questo è un ottimo esercizio, questa è veramente una buona operazione di stregoneria. Il dialogo interno deve essere accompagnato dalla sospensione, cioè il fermare il dialogo interno deve essere accompagnato dalla sospensione del giudizio. Ogni volta che noi affrontiamo un fenomeno con i nostri sensi, la nostra ragione, attraverso la descrizione, interviene per emettere un giudizio o una sentenza. Poco importa alla ragione se quanto descrive è o meno rispondente alla realtà. La ragione è padrona assoluta dell'individuo e come tale intende comportarsi. La sospensione del dialogo interno per formare il bastone dello stregone deve produrre la sospensione del giudizio nei confronti dei fenomeni percepiti dai sensi. Un fenomeno può essere il prodotto di una causa o può essere il prodotto di una causa diversa o può, ancora, essere il prodotto di molte cause combinate. Un apprendista stregone sa perfettamente come lo sconosciuto sia maggiore del conosciuto e per affrontare lo sconosciuto deve sospendere il giudizio. Ricordo sempre che non prendo le telefonate per la prima mezz'ora, abbiate un po' di pazienza e se ci sono delle urgenze le prendiamo fra un quarto d'ora, 20 minuti. Se noi sospendiamo il giudizio, viviamo con molta fatica nella società umana e allora usiamo una via di mezzo, il giudizio di necessità. Il giudizio di necessità
è quello che dice: io penso che quella cosa debba essere in quel modo, e dal momento che devo agire, perché devo prendere delle decisioni, agisco di conseguenza. Però, se scopro che le cose non stanno in quel modo, torno immediatamente indietro e cambio direzione. Cioè, il giudizio di necessità è un modo di operare senza essere sottomessi a quel modo di operare. In altre parole, cosa significa? Significa che se io dico, do un giudizio di necessità, non sono obbligato a sottomettermi a quel giudizio. Posso cambiarlo in qualsiasi momento. Ogni volta che trovo una cosa nuova, posso cambiare quel giudizio, posso cambiare quel fare. Cioè io non sono legato al giudizio di necessità, è la necessità che mi impone di dare un giudizio, però io non sono sottoposto a quel giudizio. Il giudizio di necessità mi consente l'azione, ma non mi sottomette al giudizio espresso. Mi consente di cambiare opinione ogni volta che al mio pensato si aggiungono nuovi elementi e nuovi fenomeni. Per cui io posso anche essere uno che cambia opinione perché ha incontrato dei fenomeni che lo hanno indotto a cambiare opinione. In questo caso la sospensione del giudizio assume il nome di scetticismo. Un attimo solo, per favore. Molto bene, chiedo scusi ai radioascoltatori. L'apprendista stregone e il pagano non sono degli eremiti, vivono nel sistema sociale e si relazionano all'interno del sistema sociale. In questo caso, la sospensione del giudizio assume il nome di scetticismo. Essere scettici ci permette di agire e di prendere delle decisioni senza essere sottomessi a una decisione predeterminata. Essere scettici ci permette di non sposare un'opinione a priori. Noi agiamo per sviluppare noi stessi e attraverso il nostro sviluppo si sviluppa il sistema sociale in cui viviamo. Ma noi scegliamo in base alle necessità del nostro sviluppo e ci sottraiamo a chi vorrebbe usarci per propri progetti e proprie necessità. Ebbene, noi siamo scettici davanti a qualsiasi proposta, a meno che questa non coincida con i nostri intenti e i nostri desideri. Essere scettici ci impedisce di cadere nella trappola di chi vorrebbe usarci. Per esempio, uno scettico non si farà mai coinvolgere da sconvolgenti immagini televisive di questa o quella tragedia umana, perché sa che altre tragedie sono in corso e non sono visibili per televisione. E il fatto stesso che un mezzo di cui egli non ha il controllo gli propina delle sofferenze anziché delle altre, significa che discrimina fra le sofferenze, obbedendo a degli interessi che nulla hanno a che vedere col superamento della sofferenza. Sviluppare il proprio potere di essere significa lavorare per eliminare ogni tipo di sofferenza. Chi viene piegato ad immagini di sofferenza viene sottomesso ad una percezione specifica, il cui scopo è solo quello di impedirgli di sviluppare il proprio potere di essere e non diminuisce la sofferenza presentata. In questo modo, mentre costruiamo il bastone, iniziamo a cambiare la relazione fra noi e le imposizioni dell'oggettività. Non ci limitiamo più a subire le determinazioni dell'oggettività, ma cominciamo a immettere nell'oggettività le nostre determinazioni. Cominciamo a scegliere con che cosa relazionarci e cosa scartare. Scegliamo anziché soltanto subire. Il bastone dello stregone è dunque formato dalla sospensione del dialogo interno, attraverso il quale l'apprendista stregone limita il potere assoluto della sua ragione. La sospensione del giudizio, attraverso la quale l'apprendista stregone percepisce nuovi fenomeni, senza per questo descriverli o elencarli. Un atteggiamento sociale scettico, attraverso il quale promuove se stesso, senza sottomettersi socialmente. Dunque, tre elementi formano il bastone dello stregone. Questi tre elementi ci permettono di camminare. Con questo bastone l'apprendista stregone mescola nel proprio crogiuolo. Abbiamo detto bloccare il dialogo interno, sospendere il giudizio ed essere scettici. Questo ci permette di lavorare nel nostro crogiuolo. Nel crogiuolo il primo elemento che troviamo è l'attenzione. Parleremo oggi solo dell'attenzione relativa ai sensi, poi vedremo come dell'attenzione bisogna parlare in 50.000 aspetti diversi. Che cos'è l'attenzione? È la capacità dell'essere, e dell'essere umano nel nostro caso, di concentrare tutto se stesso nella percezione. Parleremo dell'attenzione nella percezione dei sensi, perché questo è il tipo di attenzione che l'apprendista stregone comincia
ad agitare attraverso il suo bastone nel suo crogiuolo. Ricordiamo sempre che il crogiuolo dell'apprendista stregone è l'apprendista stregone stesso, cioè le magie e le stregonerie non vengono fatte agli altri, vengono fatte a se stessi. Concentrare tutto se stessi quando si ascolta, concentrare tutto se stessi mentre si guarda, concentrare tutto se stessi mentre si annusa, concentrare tutto se stessi mentre si palpa il mondo, concentrare tutto se stessi mentre si gusta. Agitando questo tipo di attenzione col bastone che ci siamo costruiti, non ci limitiamo più soltanto ad esercitare i sensi nel mondo, ma li esercitiamo come se in quel momento la nostra esistenza dipendesse dal loro uso, come se fosse una questione di vita o di morte. Attraverso la sospensione del dialogo interno, i fenomeni che percepiamo aumentano. Ed è necessario in questo momento sospendere il giudizio per impedire alla ragione di appropriarsi dei nuovi fenomeni e delle nuove sensazioni che arrivano. Su quei nuovi fenomeni e su quelle nuove sensazioni noi ci immergiamo estendendole. Più avanti vedremo come. Cosa arriva all'individuo in quel momento? Molte cose che aveva dimenticato, molte sensazioni che aveva tralasciato. Alcuni elementi che riteneva irrilevanti acquistano importanza. Ogni essere umano è unico e le sensazioni che incontra sono uniche. L'aspetto che afferra nel mondo è la mediazione fra il suo divenuto e quanto il circostante gli presenta. Ricordiamo sempre che un essere feto muore dopo 9 mesi nel grembo materno e che un fanciullo muore all'incirca dopo 10-12 anni per trasformarsi in essere umano adulto. Pertanto non sappiamo i tempi soggettivi attraverso i quali gli esseri umani impareranno ad afferrare nuovi fenomeni, né sappiamo quale sia la qualità dei fenomeni che si presentano loro. Ricordate sempre che blocco le telefonate per la prima mezz'ora, ancora 5 minuti e poi vedremo le telefonate se qualcuno vuole telefonare. Ricordo il numero di telefono di Radio Gamma, 049 700 700. Quel che in quel momento comincia a sviluppare il loro potere di essere. Questo tipo di attenzione, trattata in questo modo, permette all'essere umano di sottrarsi al condizionamento educazionale che ha subito e incomincia ad usare le proprie determinazioni. Non sappiamo la direzione in cui avverrà quello sviluppo, in quanto quella direzione appartiene al singolo essere umano. Sappiamo che inizierà a sentire la forza crescere dentro di sé. Sappiamo che attraverso quei sensi egli comincerà ad articolare, affrontandole, le fobie che il condizionamento educazionale gli ha imposto. Concentrare l'attenzione sui sensi, bloccando la descrizione del mondo, si sviluppa un senso interno, che altro non è che l'affacciarsi alla ragione dei bisogni e delle necessità del corpo luminoso mentre cresce. Con il bastone dello stregone mescoliamo il contenuto del crogiolo, che altro non è che l'apprendista stregone o l'apprendista strega stessa. Esercitando l'attenzione sui sensi aumenterà la carica di energia vitale e contemporaneamente i bisogni e la necessità di soddisfarli diventerà impellente. La soddisfazione dei bisogni in funzione di relazioni armoniche permette un ulteriore sviluppo del potere di essere dell'individuo. All'attenzione nella prossima trasmissione associeremo l'intento. Infatti, detta così, l'attenzione non è completa. L'argomento sull'attenzione non sarà mai completo perché l'attenzione coinvolge tutto quello che noi facciamo e tutti i nostri aspetti di vita. Per cui, la prossima volta all'attenzione associeremo l'intento, cioè praticamente la direzione. L'attenzione verrà svolta nei vari aspetti a mano che introduciamo elementi nuovi nel crogiolo e li mescoliamo. Bene, questo per oggi era la parte relativa alla stregoneria e al crogiolo dello stregone. Poi avevo preparato dal Sentiero d'Oro il commento di alcune immagini che vi leggerò, penso di leggervi anche oggi, e alcune impressioni della mia rassegna stampa che sto facendo. Sapete che io faccio una piccola rassegna stampa raccogliendo pezzi di giornali che mano a mano vengono, e questa settimana ne ho trovati alcuni, cioè facendo un piccolo ritaglio dei giornali, ne ho trovati alcuni molto interessanti che voglio presentarvi. Ricordo che io oggi vi ho parlato dell'attenzione in termini positivi, però l'attenzione viene vissuta anche in termini negativi.
Cioè, esiste un modo per bloccare l'attenzione umana, e l'attenzione umana viene bloccata proprio nei bambini, mettendoli in ginocchio. Noi dobbiamo ricordarci questo, perché quando noi parliamo di stregoneria, scusate, parliamo di stregoneria come arte di costruire la persona, arte di costruire l'individuo, però esiste anche l'arte di distruggere l'individuo. Cioè esisterebbero tre cammini. Esisterebbe il cammino naturale, che è lo sviluppo della specie. Sul cammino naturale si innesta la magia nera, cioè l'arte di coercizione delle persone, l'arte di mettere in ginocchio le persone. E questa è la magia nera. Dopodiché, chiaramente, a questa c'è la reazione della magia, della stregoneria, che serve per uscire dalla magia nera, dalla stregoneria nera. E chiaramente nello sforzo di uscire dalla stregoneria nera si sviluppa un percorso molto maggiore che non quello che sarebbe un percorso naturale. Diciamo che una gazzella o un leone hanno delle vie per diventare eterne, ma non subiscono la coercizione della magia nera, cioè non vengono messi in ginocchio. Soltanto negli ultimi 300-400 anni, diciamo, con gli zoo, eccetera, si cerca di usarli in maniera diversa gli animali. Però non vengono messi in ginocchio, per cui non hanno necessità di sviluppare un percorso di liberazione, che è un discorso di stregoneria, è un processo di magia. Per cui solo l'essere umano ha la magia nera, che tende a metterlo in ginocchio, e la stregoneria come arte per uscire da questo. Nel parlare dell'intento, uno degli intenti maggiori degli apprendisti stregoni è quello di costruire il paganesimo, e il paganesimo come religione. Perché questo? Perché la religione, dal latino religio, cioè lego, legarsi per noi significa legarsi al circostante o essere legati al circostante, ci permette di costruire quell'oggettività dove non sono più necessari sforzi grandiosi per uscire dalla coercizione che il cristianesimo oggi ci impone, ma servono sforzi minori. Cioè, praticamente, se il paganesimo dovesse diffondersi, il concetto di libertà di culto, il concetto di non essere in ginocchio, il concetto di non condizionare educazionalmente i bambini diventa un concetto diffuso e un fare normale. Allora, non essendoci più la coercizione infantile, eliminando la coercizione infantile, il processo di diventare eterni delle persone diventa molto più semplice, diventa molto più facile. Ecco che per un apprendista stregone diventa impellente la costruzione del paganesimo come religione, fa parte del suo intento e del suo fine. Per cui il fine dell'apprendista stregone è quello di costruire un'oggettività nella quale liberare le persone. Questo è il fine dell'apprendista stregone e l'intento di quello che stiamo facendo. Per cui è costruire una religione che non leghi, che non sottometta gli individui, ma che li leghi alla vita, cioè che faccia capire l'importanza della relazione fra l'individuo e il mondo circostante. Per questo motivo le ninfe sono importanti, il sole è importante, la terra è importante. Il nostro fine è questo, e questo è il nostro intento. Bene, parlando appunto di magia nera, sono venute fuori alcune notizie interessantissime sui giornali ultimamente. Per esempio, noi abbiamo avuto il nostro amico Wojtyla, che se ne va in Boemia, nella vecchia Cecoslovacchia, e parla di perdono per i misfatti fatti dai cattolici. È stato Giovanni Paolo II, dice, l'idea è contrastata, e come pegno di sincerità per chiedere il perdono dei misfatti dei cattolici, ha ribadito la volontà di rivalutare la figura del grande leader religioso boemo, Jan Hus, bruciato come eretico dalla Chiesa. L'infelice morte di Hus, ha esclamato. Noi vi abbiamo già parlato della morte di Hus e delle tesi di Winkler, per cui Hus venne bruciato se Hus era disposto a rinnegare tutto il suo passato, meno che le tesi di Wirklev. E fra le tesi di Wirklev, uno dei motivi per cui hanno bruciato appunto su Jan Hus era che Wirklev e Jan Hus sostenevano che le persone anziane potevano vivere insieme, convivere e sposarsi, sia per reciproco affetto, sia per stare bene, sia per darsi una mano nella vita. Bene, abbiamo le parole di Wojtyla, che dice chiede perdono per la morte di Hus,
guarda caso, sul Gazzettino del 6 aprile troviamo Love Story nella casa di riposo, a 84 anni lui e 67 anni lei, niente comunione perché convivono. Cioè praticamente da un lato abbiamo un Wojtyla che chiede perdono per aver ammazzato Ass, dall'altra parte c'è l'umiliazione che queste due persone, uno di 84 anni e un altro di 67 anni, subiscono perché chiaramente per voler stare insieme. Ora io non so sessualmente 84 anni, 67 anni cosa possono fare, probabilmente saranno anche fortissimi indubbiamente. Però mi sembra esagerato umiliare quelle persone davanti a tutti in chiesa, come ha fatto sto prete. Chiaramente se questi due anziani dicessero col prete noi ci facciamo pagani, subito il prete andrebbe da loro dicendo ma Dio comprende, capisce il vostro amore, capisce il vostro affetto, capisce che potesse stare insieme. Cioè se questi anziani fossero abbastanza furbi da intimidire il prete parlando di loro strane conversioni, il prete immediatamente sarebbe comprensivo del fatto che loro stessero insieme. Però la gente normalmente è pura, nel senso che è dentro come è fuori e vorrebbe essere pura e non sono doppi come sono i preti o Wojtyla. Un'altra notizia sempre dai miei ritagli giornale, ripeto, se qualcuno volesse telefonare 049 700 700 prenderò sulle telefonate. Un'altra notizia molto interessante è sempre dal Gazzettino del 17 aprile del 97, secondo un tale Don Orione, Carducci, l'eretico, il mangiapreti, quello che ha scritto Inno a Satana, eccetera, si sarebbe convertito in gran segreto. Allora, questo Don Orione dice di averlo sentito da un altro prete, un tale l'abate Chamou, quando Carducci frequentava Chamonix nel 1890. E lui, sto Don Orione, qualche decina di anni dopo, avrebbe fatto delle ricerche con esiti positivi, naturalmente senza dire che tipo di esiti ha avuto. Cioè in realtà, siccome il sentito dire è l'arte attraverso i quali i cristiani affermano le loro cose, sto Don Orione gioca sporco, come giocano sporco normalmente i cristiani, dicendo che lui ha sentito che il mangiapreti si era convertito e come prova si era anche confessato. Questo è un modo sporco di affrontare le cose, lo ripetiamo e continueremo sempre a ripeterlo. Dopo vi leggerò qualcosina. Un altro articolo abbastanza interessante, sempre sul Gazzettino del 6 aprile del 97, è un'altra setta, un altro bambino lasciato morire. Soffrire di cuore, ma i genitori non ammettono interventi medici. Poi si va a leggere di questa setta e si sa che gli addetti dell'ordine apostolico vivono in due fattorie isolate sul versante atlantico di Pirenei, la televisione e i romanzi non hanno diritto d'entrata in questi locali, le giornate passano ritmate dallo studio dei testi biblici, la setta crede che attraverso i bambini avverrà il riscatto per arrivare a Dio. Cioè vediamo come tutte queste sette che praticano questo tipo di cose altro non siano che delle sette cristiane, cioè in pratica sono cristiani un po' più estremisti, un po' più a destra, un po' più di qua, un po' più di là, ma sono sempre gente sottomessa a Dio. Esprime questa sottomissione in maniera diversa, però il filo conduttore è sempre la sottomissione a Dio. Fra gli altri ritagli che ho trovato, c'è sul Gazzettino del 14 aprile del 97, dove si afferma che l'uomo della sindrome è il templare Molai, cioè l'uomo raffigurato sulla sindrome è il templare Molai. Si sa ormai che la sindrome è un'operazione medievale e si conoscono anche i processi chimici attraverso i quali si è riprodotta questa immagine. E in effetti i templari avevano molte vie alchemiche, erano molto legati a tradizioni magiche cattoliche. E questo Molai voleva farsi passare come una specie di secondo Gesù, una roba del genere. Naturalmente quando hanno rinvenuto la sindrome, fatalità proprio nello stesso castello, appartenuto a uno che fu bruciato insieme a Molai, ricordiamo che Molai lo hanno bruciato vivo, tanto per essere in sintonia.
e un altro, e oltretutto lo hanno anche crocifisso prima di bruciarlo, per cui si giustificano tutti i chiodi, e portava i capelli lunghi. Questa sindone fu rinvenuta proprio nel castello di uno di quelli che è stato bruciato insieme a Molai, per cui chiaramente Molai è stato prima torturato, crocifisso, bruciato, e fra la crocifissione e il bruciarlo lo hanno rivestito con questo lenzuolo e che era trattato chimicamente, e dopo un certo numero di anni questa immagine si è venuta fuori. Naturalmente la Chiesa, per evitare che questo Molai venisse santificato, l'ha fatto passare come l'immagine di Gesù portata dalla Palestina. Sono operazioni politiche molto sporche, però con siringate le metti nel cervello dei bambini, dopodiché la falsità diventa vera. Poi vi leggo qualcosa di ancora più atroce. Naturalmente, nonostante le prove carbonio, tutte le prove scientifiche dimostrano che la sindrome è una truffa bella e buona, siccome la voce, l'illazione è più potente che non la prova scientifica, abbiamo un tale Saldarini, che è il vescovo di Torino, che afferma che la sindrome avvolse Gesù Cristo. Sono convinto che la sindrome è il lenzuolo che ha avvolto Gesù Cristo, lo ha ribadito il vescovo di Torino, Cardinale Saldarini. Naturalmente nessuna prova scientifica è valida per loro, perché la Chiesa non si regge su una verità oggettiva o su una logica, si regge sulla sottomissione delle persone. Per cui il condizionamento educazionale è importante, e dal momento che la prova scientifica va a negare la validità della sindone, però l'illazione e il condizionamento che le persone hanno subito fin da bambini regge questo falso. E allora Saldarini, con la sua missione di bugiardo, cosa fa? Non fa altro che alimentare attraverso la propria funzione sociale di vescovo, dicendo è proprio Gesù. Cioè, anche se gli altri dicono che non è vero, perché lo provano che non è vero, io affermando che invece è proprio Gesù vi frego tutti. E questa è un'operazione. Molto bene. Arrivati a questo punto dell'illazione, l'illazione su cui si regge la Chiesa è una cosa molto, molto antica, ed è derivata proprio dagli insegnamenti di Gesù di Nazareth. Vedremo poi questo. Però prima di arrivare agli insegnamenti di Gesù di Nazareth, voglio leggervi qualcosa di molto più interessante. Cioè, tutti quanti voi conoscete un tale San Silvestro. 31 gennaio, la festa di San Silvestro. Chi è che non conosce San Silvestro? Bene, San Silvestro fu un papa molto particolare, e fu praticamente il papa che ha costruito il cattolicesimo, cioè che ha fatto vincere, diciamo così, il cristianesimo, sconfiggendo il paganesimo. E lui è il nocciolo fondamentale della storia. Quelli che vengono dopo di lui non fanno altro che sancire questa vittoria. E vediamo com'è avvenuta la cosa. Il 31 gennaio, e ve lo sto leggendo da tale Rendina, il Papa Storie e Segreti, il 31 gennaio del 314 fu eletto a Roma un romano, Silvestro, destinato a coprire la carica per oltre un ventennio, un pontificato lungo, per il quale ci si aspetterebbe avvenimenti importanti e ben documentati in rapporto a quello che fu un momento storico decisivo per il futuro della Chiesa di Roma. E invece, come osservò il Gaspar, questo pontificato fu il più vuoto del secolo, nel senso che Silvestro non ebbe una personalità tale da legarsi, legarsi alle grandi vicende del momento. Un papa squallido, per quanto invece fu pieno di vitalità, l'imperatore Costantino, personalmente impegnato ad indirizzare la Chiesa sul cammino del suo futuro. Si può affermare che Silvestro fu proprio l'uomo di paglia di Costantino. Semmai, oltretutto, questi si è servito veramente di lui. L'imperatore, da autentico e geniale uomo di Stato, si rese conto della forza che aveva ormai il cristianesimo nei confronti della cultura pagana, e si impegnò a sostituire gli ingranaggi pagani dello Stato con quelli cristiani, cercando quindi di dare stabilità alla dottrina della nuova religione. Questo lo portò chiaramente a sostituirsi in diverse circostanze a Silvestro, a far rispettare le proprie decisioni di capo di Stato, ma parallelamente ad imporsi quasi in una funzione di vescovo, giungendo ad essere addirittura considerato come tale, specialmente in Oriente, dove fu definito isapostolo, cioè pari agli apostoli.
pratica Costantino è considerato pari agli apostoli. E ricordiamo che Costantino non è mai stato cristiano cattolico. Come ricorda il Falconi, Costantino in realtà si considerava al di sopra della Chiesa, vescovo dei vescovi, secondo una sua definizione per gli affari esterni, che poi finivano per diventare quanto mai interni. Ed egli logicamente non comprese la religiosità cristiana nel suo profondo significato spirituale. Quando mai i cristiani hanno avuto una religiosità profonda? Proprio non esiste, se non nella povera gente che spera di cambiare la propria situazione. Ma le gerarchie dal campanaro in su, dal campanaro al papa, non hanno nessuna dignità dal punto di vista religioso, di religiosità. Così per essa ricorse all'assassinio, eliminando il collega d'Oriente Licinio e alla condanna a morte di alcuni familiari come la seconda moglie Fausta e il figlio Crispo. Scusate. Cosa non si fa per la cristianità? Gli avvenimenti della vita di Costantino furono in definitiva tali da annullare la personalità di Silvestro, ma naturalmente la cosa non poteva andare per una potenza quale fu il papato. Da lì a qualche secolo occorreva che Silvestro, il primo papa della Chiesa riconosciuta dallo Stato, si mostrasse una luce pari se non superiore a quella dell'imperatore. E così non tardò a formarsi una leggenda. Essa cominciò a circolare fin dalla metà del V secolo e grazie ad essa Silvestro finì per apparire grande. Vediamo come la menzogna, noi ormai siamo abituati alle bugie dei giornali, alle bugie della televisione. Pensatevi un po', in un mondo dove praticamente l'analfabetismo era quasi al 90%, perché i cristiani distruggono tutte le scuole, distruggono tutta la cultura, per cui l'analfabetismo supera tranquillamente il 90-95%, e quello che resta del 5% è in mano alla Chiesa, cioè è il controllo militare della Chiesa. Bene, la Chiesa fa delle leggende e queste leggende naturalmente le fa passare per vere. Benissimo, vediamo un po' queste leggende. Secondo questa leggenda, Costantino sarebbe stato un persecutore del cristianesimo, così che Silvestro si sarebbe nascosto sul monte Sorate. L'imperatore, ammalatosi di lebbra, avrebbe poi ricevuto dai sacerdoti pagani il consiglio di fare un bagno nel sangue ancora caldo dei bambini uccisi. E qui ritroviamo tutti gli elementi della propaganda antipagana, cioè uccidere i bambini, il sangue strappato via ai bambini, e la malattia perversa dell'imperatore, la lebbra intesa come condanna di Dio, come peste, come pestilenza. Troviamo tutti gli elementi della perversione cristiana. Ma lui, impietosito dal pianto delle madri, perché in fondo l'imperatore Costantino era buono, in fondo ha riconosciuto il cristianesimo, no? Avrebbe rifiutato un rimedio così crudele. Una notte gli apparve in sogno gli apostoli Pietro e Paolo, e qui c'è il tentativo di far diventare Pietro e Paolo dei santi che appaiono in sogno, che curano lei, quando sono due lazzaroni di strada, insomma, né più né meno, che lo consiglio di rivolgersi al Papa Silvestro. Questi, mandato a chiamare da tre messaggeri il mattino dopo, corse subito e immerse per tre volte Costantino in una piscina, battezzandolo e mandandolo dalla lebbra. E qui c'è il tentativo dei cristiani di far passare il battesimo come magia, come qualcosa che ti purifica il corpo e l'anima. Chiaramente è una bubola, però la bubola passa di bocca in bocca e diventa vera. L'imperatore, per gratitudine, concesse la libertà di culto ai cristiani e fondò molte chiese. Alla leggenda erano poi collegati numerosi miracoli di Silvestro, che tra l'altro rimaneva vincitore in una disputa religiosa con 12 ebrei. Come se mai un cristiano potesse vincere una disputa religiosa con gli ebrei? Questo è assolutamente impossibile, anche perché Dio è lo stesso. E liberava Roma da un orribile drago, rinchiudendolo in un antro con le porte di ferro che si sarebbero riaperte solo nel giorno del giudizio universale. E qui ancora altri elementi che corrono. Tutte storielle che tendevano in pratica a smentire la realtà di un Costantino battezzato per sua volontà in punto di morte da un ariano e di un Silvestro ben lontano dall'aver avuto peso nelle dispute teologiche del tempo. In pratica Costantino non è mai stato cristiano cattolico, mai. Lui è stato battezzato in punto di morte da un cristiano ariano. Non dimentichiamocelo questo, che Costantino col concilio di Nicea ha fatto una guerra feroce contro gli ariani. È stato lui a organizzare il concilio, è stato lui a inventarsi la Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, dello stesso corpo, dello stesso spirito.
e lo ha inventato prendendo esempio dalle, dalle trinità che erano precedenti, che erano pagane, tipo Cerere, Liber Libera, Marte, Quirino, Giove, oppure Minerva, Giunone e Giove. Per cui ha scopiazzato quello che era il paganesimo e non è mai stato cristiano ed è stato battezzato in punto di morte da un ariano. Cioè da quelli che lui ha perseguitato, perché il cattolicesimo gli dava potere militare, mentre l'arianesimo non gli dava potere militare, anche se ariani erano i barbari che venivano a Roma, cioè i goti di Alarico erano cristiani ariani. Ma questa leggenda non servì solo a rendere grande la figura di Silvestro, essa divenne la base di uno dei più noti documenti medievali, il Costantini. Un falso, redatto a Roma intorno al 753, con cui la Chiesa pretese di far risalire una legge di Costantino il fondamento del proprio supremo potere, non solo religioso, ma anche civile. E questo per questo Papa Innocenzo IV nel 1248 si preoccupò di far immortalare la leggenda sulle pareti di una cappella della Chiesa dei Santissimi Quattro Coronati a Roma. In pratica quei dipinti divennero un mezzo di propaganda per dimostrare la superiorità del potere della Chiesa di Roma su quella dell'impero. Infatti la sceneggiata sulle pareti dei Santissimi Quattro finisce con Costantino che, in ginocchio, consegna a San Silvestro la tiara imperiale in segno di concessione al Papa del potere civile su Roma e quindi sull'Italia e l'Occidente. Anche il Belli ricorda San Silvestro in un sonetto mentre si precipita, finite le persecuzioni verso Roma, lasciando Santoreste, il paese che sorge appunto sul Monte Sorate. Questa leggenda è il Costantitum Costantini, è un falso volutamente architettato in modo da condizionare nei secoli tanta storia di Roma e d'Italia. Le biografie di Silvestro e Costantino nella realtà sono ben diverse. Bene, vediamo un po' come questo tipo di leggende viene propagato e viene usato per mettere in ginocchio le persone. Ricordo sempre il telefono di Radio Gamma 5, è 049 700 700, e oggi una giornata festiva così bella, con sole così caldo, gli spettatori probabilmente saranno pochi, ma a noi questo interessa pochino, perché noi comunque mandiamo in onda quello che ci interessa mandare in onda, nel senso che oggi è il 1° maggio, la festa del lavoro, e per noi è la festa della schiavitù, diciamo, perché il lavoro dal punto di vista paganesimo, dal punto di vista della filosofia pagana, è la capacità dell'essere umano di trasformare merci in prodotti atti a soddisfare i bisogni umani. E nel sistema sociale in cui viviamo, che è un sistema sociale di derivazione cattolica, il cristianesimo è comunque, ne determina comunque la direzione delle leggi e del comando sociale, al di là che comunque molti cammini sono stati fatti, è ancora organizzato sulla base di una distribuzione del lavoro diversa. Bene, vediamo un attimino cosa abbiamo. Qui le cose sono un pochino cambiate, nel senso che l'amico Beppi, dopo che ha insultato i radioascoltatori, potrà parlare soltanto quando i radioascoltatori chiederà scusa. Finché si insulta a me fa parte delle regole del gioco. Io accetto qualsiasi tipo di insulto, non ho nessunissimo problema, anche se preferisco che qualcuno mi dica che dico delle cose non vere, non tanto che mi si dica che sto mentendo, sto dicendo delle cose che non hanno valore, ma se le cose sono vere bisogna farci un esame di coscienza. Chi organizza una truffa è un truffatore, al di là di come noi vogliamo considerarlo. Se uno vi sta dicendo che voi state per essere truffati, vi conviene dare un'occhiata in giro. Magari dopo andate da quello che vi ha detto che voi state per essere truffati e dite: senti Coco, non è vero quello che hai detto le stupidaggini.
però insultare chi sta dicendo guardate che qualcuno vi sta fregando mi sembra molto scorretto. Cioè, capisco che il trafficante di schiavi odi chi abolisce la schiavitù, perché chi abolisce la schiavitù gli porta via il reddito, gli impedisce di prendere carne umana e venderla da un'altra parte. Per cui chiaramente lui è un odio feroce rispetto a chi non vuole la schiavitù. Ma non capisco invece chi di questa schiavitù è sottomesso il fatto di esigere la schiavitù, di proteggere il fatto di essere schiavi. Cioè il condizionamento deve essere arrivato a un livello così profondo da distruggere l'intero divenire umano. Bene, abbiamo parlato di questo Silvestro. E abbiamo parlato di che figura è questo Silvestro. Naturalmente questo Silvestro ha dovuto distruggere le fonti, ha dovuto distruggere i templi, ha dovuto distruggere le statue. E guarda caso si è salvata a Roma una statua che è quella dell'imperatore Marco Aurelio, e si è salvata a Roma quella statua soltanto perché si credeva che quella statua fosse di Costantino, per cui non l'hanno fusa, non l'hanno distrutta. Bene. Abbiamo una statua salva per gli errori. Molto bene, ma vediamo un attimino ancora, andiamo un po' avanti questo. Perché il problema grosso è questo, quando un papa, la Chiesa si comporta in un certo modo, noi pensiamo sempre, e siamo stati abituati a pensare, che loro si comportano così perché loro sono così. Non perché il loro insegnamento, la loro dottrina è così. E invece il loro comportamento è così perché la loro dottrina gli insegna ad essere così. Leggiamo da Matteo, Vangelo secondo Matteo, l'umiltà cristiana, dove Gesù dice, in verità vi dico, e qui chiedo a chiunque di smentirmi, se voi non cambiate e non diventate come i fanciulli, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò, chiunque diventerà umile come questo fanciullo, egli sarà il più grande nel regno dei cieli. E chiunque accoglierà un fanciullo come questo, in nome mio, accoglie me. Praticamente bisogna essere stupidi, umili e sottomessi. Bene, vediamo un attimino. Ma non credo di avere un filo nessuno. Vedi Beppi, io non lo so, mi sento no, ti domando scusa. No, il problema è questo, che quel giorno non hai mandato a cagare me, che quello va bene, hai mandato a cagare quelli che ci ascoltano. È questo che non c'è, cioè, finché lo mandi a me a quel paese, mi va benissimo. Ma cioè, non mi ricordo perché non ho memoria neanche da quale romanza, capito, ma insomma se ho detto questo, sì. Forse... volevo dire, no, venga di te, quello che te dicevi, ma noi è gente che ascolta che non ve ne ascolta. Bon, no, vabbè, comunque... Ma mi domando, scusa, che è gente sì, sì, no, no, ma... Guarda che ti sei già in linea, Sì, sei, sei, amico, domando al scusa. Sì, sì, ma infatti... Ascoltami, te mi puoi essere, anzi, te mi sei anche simpatico, devo da dire... Ma forse non mi piace quello che ti dici. So. E mi piacerebbe sentire che ti parli dei pagani, di tutte le robe, invece a te parli solo contro la Chiesa Cattolica, i cristiani, allora sì. Se tu contro solo questi, era mia, te mi fai confusione. Ho capito. Mi sono vecchio e mi dico, voglio finalmente sentire cosa chi ha intenzione di pagani che non conoscevo. L'ha capito? L'ho capito. E se te mi parli contro la Chiesa, contro Dio, contro Cristo, contro... insomma, allora, scusami, ma te mi fai confusione, mica sono vecchio. Sì. Ecco. Va bene. Se mi vada, ti saluto. Va bene. Se mi sia anche simpatico, dai. Grazie, Beppi. Non sei da offenderti come persona. Ma vai che hai già dimenticato, Quello che magari ti dici
attimi, se te permetti, non posso essere tutto d'accordo. Anzi, è tocco benissimo. Ecco, e sentite che, caro, il dialogo è anche è a controposizione, me è da accettare anche a me. Ma infatti ti sto accettando benissimo, vedi? Ecco, allora, guarda, mi ti saluto. Anche a me ti saluto. Buona giornata, e saluto tutti. Grazie. Ciao, Bel. Ciao. Molto bene, l'amico Beppi ci ha spiegato. In realtà, caro Beppi, mi non te posso dire il pagano cosa che vuoi. Io già lo sto dicendo. Quando io ho parlato dell'attenzione, ho parlato di cosa vuole un pagano. Però mi capisco che per i cristiani, i cattolici in particolare, è difficile questo. Ti spiego. Noi altri sappiamo che nel nostro sistema sociale, se ti te fai una roba per uno, te aspetti che questo te dai schei. Cioè, è quasi inconcepibile pensare che uno faccia una cosa per niente. Quando uno fa una cosa per niente, ti chiedi subito, cosa hai in mente questo? Cosa sei che vuol? Cosa farà? Cioè, se si mette subito in ansia. E questo fa parte dell'educazione cristiana. Per cui, riuscire a capire cosa che vuoi pagare, cosa che vuoi moniate, cosa che vuoi pagare in generale, è difficile, non tanto perché sono difficili cose che noi diciamo, ma perché riuscire a comprendere per un cristiano è la roba più difficile della sua vita. Cioè riuscire a capire, per esempio, che un albero è il vive, che un albero è come de mi, per un cristiano è impossibile, perché un cristiano se pensa sempre costruito a immagine e somiglianza del suo Dio. Se mica dico, cioè dice che l'essere umano si è fatto a immagine e somiglianza di Dio, se mi dico che l'albero è come me, un cristiano non può capirmi, cioè non può capire che l'albero è come di me, o che la pianta è come di me, o che il verme è come di me, o che qualsiasi animale, qualsiasi pianta è uguale a me, che è uguale alle mie stesse tensioni. Questo è un concetto talmente difficile, ma talmente difficile per un cristiano, che non riuscirà mai a capirlo. O meglio, precisiamo un pochetto, magari con le parole riesci a capirlo quando te lo dici, però non gli entra dentro, perché lui si riterrà sempre creato a immagine e somiglianza del suo Dio. Questo fa parte dell'educazione che un cristiano ha avuto. Per demolire questo, per spiegargli a un cristiano, guarda che l'uomo non è mica al centro del mondo, sa, la Terra non è al centro dell'universo. È una roba di una difficoltà spaventosa. Perché ti pensa che quando Galileo Galilei gli ha detto che la Terra non è al centro dell'universo, gli ha detto o te cambi opinione o te facciamo fare la fine di Giordano Bruno. Per cui è difficilissimo riuscire a capire i nostri concetti. Noi altri lo sapremo questo, sappiamo la difficoltà. Perché? Perché il condizionamento educazionale che i cristiani gli ha imposto alle persone, cominciando da quando le ha battezzate, è di una ferocia, è di una profondità che va a distruggere la vita dell'essere umano. Per cui riuscire a capire il bastone dello stregone, mi sfido quanti radioascoltatori sono riusciti a capire il significato del bastone dello stregone. Se sei tre o quattro, siamo fortunati. Per questo ho detto ai radioascoltatori più di una volta che quello che mi sto dicendo, quello che io sto facendo, i frutti verranno fuori fra tre generazioni, proprio perché riuscire a macinare i nostri concetti è di una difficoltà spaventosa, proprio perché le persone sono state messe in ginocchio e sono state distrutte dal cristianesimo. Cioè non è che quando uno prega gli dice ma tanto cosa gusto che sia pregare. Ti pensa quante volte ti ha detto il Padre Nostro e quante volte ti ha detto le Ave Marie? Quante volte ti ha detto dacci oggi il pane quotidiano? Cioè, è una roba spaventosa. Cioè, invece di dire votormelo mil pan, ti dico dacci oggi il pane quotidiano. Ed è una cosa di una spaventosità. È di una cosa talmente abietta dal punto di vista della vita che un cristiano non lo può capire. Cioè, è difficilissimo per un cristiano capire. Vediamo ancora. Ciao Marco. Sì? Sì? Secondo me,
problema del, per il fatto che ti dopo le tue introduzioni ti spendi tante parole, sì, su cui così diciamo un po' una critica anche ragionata al cristianesimo, sì, no? E mi a fine di ogni discorso, no, vedo un atteggiamento un po' particolare verso il Vangelo, cioè verso il cristianesimo. Secondo me non bisogna neanche tanto attaccarlo su magari una pagina, tirando fuori una pagina del Vangelo, eccetera. Mm. Perché il fondamento del cristianesimo si sviluppa sul fatto che se quell'uomo era Dio o non era Dio. Cioè, tutto il resto mi sembra cose, diciamo, discutibili, no? Se Gesù va a insegnare umiltà, se Gesù va a insegnare odiarsi, amarsi. Per me è tutto relativo in un certo senso, non so se te mi capisci. Perché, ti capisco. Perché come che ti presenti, per esempio, che la pagina del Vangelo è, no? Te trovi, diciamo, a tuo modo una critica. Certo. No? E può essere per te una cosa giusta, logica, valida, quel Padre Nostro, quel passo del Padre Nostro che te recita adesso, sì, visto come che te lo vedi ti, può essere una cosa che a te non ti dà un buon insegnamento. Mm. Però quello che mi dico, scartando anche tutto e stando dalla parte, diremo, di una critica così feroce, e quindi te scarti più del 90% di tutto l'insegnamento della dottrina del Vangelo, perché se il casca così facilmente davanti a una critica, insomma, regge poco, no? Quello che resta alla fine, neanche il 10%, il 5%, il 3%, l'1%, è di una mostruosità, secondo me, di una importanza o di una bellezza enorme. Alla fine del Vangelo, prima o poi, se ti ho letto tutto, te catarei che sto personaggio, Gesù Cristo, è che ha detto: io sono Dio, sono il figlio, certo, di Dio. E grazie tanto di morire per questo. Se questo è vero, non è che con questo ti dico è ora se tutto giusto e si rivaluta tutta la sua dottrina. Sì. Ma se questo è vero, questo è il fondamento del cristianesimo, e per cui il cristianesimo troverà sempre, secondo me, la forza per resistere. Ma, capito che concetto, che conclusione, no, che arrivo a me? Ho capito il tuo. Claudio, Tino, te puoi escludere questo fatto? Se questo Gesù Cristo era veramente Dio, come che intendevo noi altri uomini, se dopo ditemi, dici, ma vale che può essere anche puerile una concezione del genere, perché Dio non può essere visto in terra, non può essere... No, non esiste proprio. La concezione che abbiamo noi altri di Dio è una concezione puramente razionale fatta da noi altri umani, no? Quindi addirittura abbiamo fatto nascere e fatto diventare un uomo. Scusa Marco, io direi irrazionale, perché una cosa che tu non riesci a provare è irrazionale. Ecco, non è, ma vedi ciò che da sto discorso che te fai qua, i cristiani si allontanano un miliardo e miliardi di anni luce. Sì, sì, ma... E loro dà per scontato il fatto che Gesù era Dio, questo è niente da fare. Cioè, prima di qualsiasi, diciamo, tipo di atteggiamento, non so, di critica verso il Vangelo, il cristianesimo, ciapando qualsiasi pagina, prima del Vangelo, prima di questo, bisognerebbe partire a mettere a posto e tirare i fili su questi concetti qua. Se Gesù Cristo, possiamo avere anche delle prove, non so, perché qualcuno crede anche senza prove, qualcun altro dice no, mi voglio le prove, però la maggior parte dei cristiani, il 95, 97, 99% dei cristiani, senza prove, crede che Gesù Cristo, ma crede fermamente, era Dio, e da quando sei che scappa, e ora diciamo qualsiasi altra religione deve decadere, perché questa è l'unica religione giusta. Ma vedi Marco, altrimenti si spiazzai anche loro, se Gesù Cristo non è Dio, go capito, cioè go questo tirate a lungo per farti capire il concetto. Sì. No, ma quello che volevo dirtemi Marco è che noi avevamo già detto le altre parti, capisci? Cioè il fatto della, addirittura della non esistenza di Gesù, capisci? Noi abbiamo già affermato le scoperte della stregoneria in base a Dio, noi le abbiamo già affermato, capisci? Però il problema è questo, che non è sufficiente a mio avviso fare delle affermazioni di quel tipo, bisogna demolire una dottrina passo per passo. Cioè io ho scritto un libro di fa più di un milione di byte, no? Sì. In computer, che è Gesù di Nazareth e l'infamia umana, cioè per che va ad analizzare, però ti vedi, sì, bisogna delle volte parlare con dei cristiani veramente convinti, no, per tirare fuori un po' un contraddittorio. Però mi ti dico questo, adesso secondo me il cristianesimo si deve attraversare un momento di forte, diciamo, revisione di tutta la sua dottrina e anche di certi, come si può dire, di certi modi di approccio al Vangelo, che c'è, sì, gente che vuole veramente avvicinarsi al Vangelo al modo, diciamo, dei primi cristiani, che c'è gente invece che vuole un pochettino, non so, vedere un cristianesimo unendo tutte le varie esperienze. Ma vedi Marco, i primi cristiani non sono mai esistiti, Go capio. Cioè,
Però mi piacerebbe vedere fra, non so, mi piacerebbe essere vivo fra 50 anni, 100 anni, vedere che razza di modifica che ha subito il cristianesimo. Per vedere attraverso sta purificazione qua, perché mi sto passaggio molto critico che sta andando incontro alla Chiesa, al cristianesimo e tutto il messaggio e tutta anche quella che è la fede dei cristiani. Per vedere cosa che resta veramente dopo passare il setaccio, sta cosa, che tu capisci? Ho però l'impressione che qualche cosa resta, perché sto Gesù Cristo, sto personaggio che si è proclamato Dio Resta la sottomissione, no? Resta uno strumento per sottomettere le persone. Ma non so, ma si modificherà anche, diciamo, il rapporto dei cristiani all'interno anche della gerarchia, secondo me, ecclesiastica. Si modificherà tante cose, perché vedo ultimamente il segno che c'è un distacco grosso tra la gerarchia e il popolo e la gente che professa. Ormai ha imparato a leggere e scrivere, no? Ormai c'ha la capacità critica. Ma visto che la Chiesa dice che non le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa, mi spiego in questo senso, cioè vuol dire che ha avuto un inizio da un personaggio Dio, e tu capivo veramente Dio, e attraverso questa forte crisi a cui andrà incontro adesso, penso l'anno 2000, vedrà un cristianesimo, e anche fra 10-15 anni un cristianesimo veramente in crisi, fortemente in crisi, vedremo se la parola di quel personaggio di 2000 anni fa, se si dimostrerà veramente di essere Dio. Ma io lo esprimo in modo abbastanza anche semplice e stupido, ma mi voglio, come si dice, fate capire che una religione può stare in pie, nel senso può salvarsi da tutte quante i vari attacchi e crisi che può avere, se veramente quel personaggio era un Dio. Non so se ti mi capisci. Sì, non ho capito. Il cristianesimo ti puoi attaccarlo dove te vuoi e ti do ragione finché te vuoi. Ciao Claudio. Ciao, grazie. Molto bene, abbiamo sentito Marco e quello che lui ha da dire. In realtà non è che Marco abbia torto, anzi, per carità, lui effettivamente ha fatto un grandissimo cammino all'interno del cristianesimo, per cui sa cogliere dal suo punto di vista alcune cose essenziali. Niente, le cose che coglie Marco non sono le cose che colgo io. Questo non significa che siamo in contraddizione, anzi, probabilmente siamo meno in contraddizione di quanto possa apparire. E io sto cercando di fare un discorso nei confronti del paganesimo, cioè non è che io leggo il cristianesimo dal punto di vista cristiano, io non sono mai stato cristiano, cioè, mi ricordo fino a quando avevo 10 anni la mia sensibilità era completamente diversa da quella che era cristiana, non sono mai stato cristiano. Non mi ricordo, sì, ho fatto la comunione, ho fatto il catechismo, ero bravissimo anche al catechismo, indubbiamente, ho fatto tutti i passaggi, però non mi ricordo un coinvolgimento nel cristianesimo. E per cui chiaramente io non colgo le cose che invece coglie Marco. Marco ha un percorso diverso e chiaramente coglie delle cose che sono importanti. Per cui quello che faccio io è la costruzione della filosofia pagana, cioè io sto costruendo i concetti filosofici, i concetti razionali del paganesimo e i percorsi della stregoneria. Sto cercando di ripulire quello che è la stregoneria da tutto il marciume che sopra di essa è stato buttato dal cristianesimo. Cioè la stregoneria è una cosa seria attraverso la quale le persone modificano se stesse. Chiaramente la stregoneria fa paura, perché la stregoneria è un cammino di libertà, poi esistono anche altri cammini di libertà, chiaramente uno sceglie il proprio, e questo cammino è stato infangato da tonnellate e tonnellate di liquame dai cristiani e anche da molti non cristiani, per cui si tratta di ripulire la stregoneria da tutti quei concetti che non sono assolutamente concetti della stregoneria. Io stavo leggendo l'Asino d'Oro, credo che sia di Apuleio, o le Metamorfosi, adesso non mi ricordo più, dove la magia non è altro che gli stessi comportamenti che ha il Gesù, cioè non è altro che fermati vento, ti trasformo in una bestia, tu ti demoni, ti caccia, ti va nel maiale, risorgi Lazzaro, oppure va via la malattia, o viene la malattia. Cioè questi concetti che attorno a quell'anno c'erano di magia e di stregoneria si sono sedimentati come se la stregoneria fosse stata una cosa diversa. Naturalmente la stregoneria non è una cosa diversa, la stregoneria è l'arte del divenire, l'arte della trasformazione.